Weed Gossip, Andrea e Giulia, perché si sono lasciati? Cosa ha portato Cancelletto Andrea Damante e Cancelletto Giulia Dell'Elisa a dirsi addio? La coppia nata Uomini e Donne ha annunciato la scorsa settimana la rottura. E da allora i sostenitori dei suoi giovani continuano a chiedersi perché un amore che sembrava solidissimo è giunto al capolinea. Né l'extronista né l'ex corteggiatrice hanno rivelato i particolari della rottura, a fare delle ipotesi sono state le bimbe di Giulia, come amano chiamarsi le fan della romana. Damante ha tradito l'ex corteggiatrice? Sebbene sia Giulia che Andrea avessero chiesto ai follower di non buttare fango sulla loro storia ormai finita. Era inevitabile che si creassero degli schieramenti, visto che i due ragazzi sui social erano molto seguiti dopo la nascita dei loro sentimenti in TV. A dire che si era giunti a scrivere la parola fine è stata la Dell'Elisa, che non ha voluto aggiungere le motivazioni della rottura. Ma le sue bimbe hanno da subito ipotizzato che la colpa, se di colpa si può parlare, fosse da attribuire all'ex tronista, il quale ha chiesto rispetto per il momento che sta vivendo. Su Instagram non mancano i commenti negativi contro il Damante, che, non troppo velatamente, viene accusato di aver tradito ripetutamente la bella ex Delfina. La verità la conoscono solo i diretti interessati, ma sta di fatto che fino all'annuncio di Giulia, tutti pensavano che la ex coppia fosse prossima al matrimonio. Per cui si può facilmente intuire quanto il mondo del web sia rimasto sconvolto da un aggiornamento che nessuno si aspettava. La Dell'Elisa lascia Verona. Inizialmente, Andrea si è difeso sui social da quelle che al momento sono solo illazioni, ma poi ha preferito il silenzio. L'ex tronista è rimasto zitto anche di fronte al commento poco elegante che un internauta ha lasciato in uno dei suoi ultimi scatti che lo ritraevano in biancheria intima. È chiaro che il gossip di un possibile tradimento non ha perso tempo a diffondersi, ma è anche vero che Giulia non ha dato ragione alle sue bimbe. E anche lei ha preferito mantenere la privacy su una questione tanto delicata. Nel frattempo, però, la Dell'Elisa ha condiviso un video sulle sue Instagram Stories con il quale ha informato tutti di aver lasciato Verona. Al città con cui aveva convissuto con Andrea. Chissà se verrà fatta chiarezza su questo triste avvenimento, magari proprio a Cancelletto Uomini e Donne o se tutto resterà avvolto nel mistero. Intanto, per i due ragazzi si apre un nuovo capitolo, che dovranno iniziare a scrivere uno distante dall'altro.